E siamo in diretta, buonasera a tutti, benvenuti da live da Piazza del Galganis per il nuovo appuntamento di Comune D. Questa sera Comune D è una trasmissione televisiva di confronto e condivisione con la città che va in diretta anche nelle piazze e non solo virtualmente. Sulla pagina Facebook salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta sulla pagina istituzionale del Comune. Condimento tematico ogni volta di 30, però è bello darci dei confini e sono previsti anche interventi dal pubblico. Oggi quindi questa speciale dedicato alla presentazione dei grandi eventi del Monte Sant'Angelo Summer Festival 2023, cioè i grandi eventi estivi nella città dei due siti UNESCO verso la capitale della cultura Puglia 2024. Questo progetto rientra in un progetto più ampio di dialogo e confronto che si chiama Monte 2027, che facciamo con la comunità attraverso anche i tavoli permanenti. Sono attivi diversi tavoli, lo ricordiamo sempre. Inizierei subito dal vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo, Rosa Palomba. Assessore, cosa ci aspetterà in questa estate 2023? Allora, l'estate di Monte Sant'Angelo noi la raccontiamo, come dicevo prima, la raccontiamo da quando siamo andati alla BIT a Milano. L'abbiamo raccontata dopo aver condiviso, come ricordava Pasquale, nei tavoli permanenti la programmazione. Le associazioni hanno presentato in modo puntuale quelle che erano le loro proposte, quindi concerti, mostre, camminate, passeggiate e chi più ne ha più ne metta. Ma quando raccontiamo l'estate di Monte Sant'Angelo la raccontiamo perché davvero si può godere di una accoglienza a 360 gradi, eventi culturali davvero di altissimo livello e poi che sono anche accompagnate da una frescura. Noi lo vendiamo il fresco, nel senso che invitiamo tanti che scappano dalla calura estiva delle città di mare la sera a venire a passeggiare qui a Monte Sant'Angelo, dove l'accoglienza è di casa e la comunità di Monte Sant'Angelo accoglie da 1500 anni. Quindi grandi appuntamenti, grandi eventi, che qualcosa è già partito in realtà, perché come diceva Pasquale, sabato abbiamo condiviso questo importante appuntamento verso la capitale 2024 e quindi ecco, tanti appuntamenti di qualsiasi genere che accontentano anche diversi target, quindi dalle famiglie ai giovani, ai meno giovani, ai bambini, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Grazie assessore al turismo Rosa Palomba. Tra i grandi, poi li citiamo, su quel tavolo, diciamo, sul tavolo di pietra trovate un flyer che abbiamo realizzato con i grandi eventi, le date e l'organizzazione, poi vi leggeremo in diretta. Andiamo dallo sport, grandi eventi sportivi, l'assessore allo sport ha anche la delega allo sport, l'assessore Giovanni Vergura. Assessore, quali sono i grandi eventi sportivi che ci aspettano quest'estate? Buonasera a tutti e benvenuti nella edizione appunto di Comune D, nella quale presentiamo quest'oggi gli eventi della nostra estate, dell'estate di Monte Sant'Angelo. E in realtà dobbiamo dire che ci sono stati già grandi eventi che sono stati realizzati nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, e questo a dimostrazione del fatto di come le associazioni danno una grossa mano alla nostra comunità nel destagionalizzare quello che è anche il turismo nella nostra
nella nostra comunità. E infatti si sono già svolti importanti eventi, penso alla seconda edizione del Rally Costa del Gargano che si è svolta il 6 e il 7 maggio scorso, penso al Trofeo Rosa dei siti UNESCO che si è svolto il 30 di aprile e penso alla sesta marathon dedicata alle bike che si è svolta il giorno 11 giugno con lo straordinario supporto dell'associazione sportiva dilettantistica Mountain Bike Racing Team Monte Sant'Angelo. Quindi un calendario degli eventi sportivi che ha già in qualche modo avviato le proprie attività e che di qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane ha ancora voglia di far sentire la propria presenza nella città di Monte Sant'Angelo. Infatti nelle prossime settimane ci sarà il terzo raduno delle Vespe che si terrà l'8 e il 9 di luglio, ci sarà la undicesima edizione della Corrimonte con il gruppo podistico dei Montanari DOC che si occuperà della organizzazione, della promozione anche del territorio. Il 10 di settembre ci sarà lo slalom città di Monte Sant'Angelo con l'associazione Gargano Racing Team che da diversi anni ha iniziato a svolgere proprio nel territorio di Monte Sant'Angelo con un impegno straordinario di taluni nostri concittadini nel diffondere questa importante e bellissima tra l'altro disciplina ci sarà la prima edizione quest'anno il 28 di agosto del triathlon, vale a dire un evento sportivo che raccoglie più discipline si terrà nella frazione di Macchia Marina di Monte Sant'Angelo proprio per inglobare tutto il territorio della nostra comunità in quelli che sono gli eventi che si svolgono appunto a Monte Sant'Angelo, anche perché sebbene gli eventi estivi siano attinenti a 3-4 settori è importante bene che si sappia che in realtà coloro che vi lavorano sono molti di più rispetto appunto agli assessorati coinvolti, penso alla delegata di Macchia, Antonella Iaculli, a tutti gli altri consiglieri e responsabili di settore che ci aiutano nello svolgimento di queste attività con tutti i dipendenti comunali. Infine il 17 settembre 2023 si svolgerà, sempre col supporto dell'Associazione delle Mountain Bike, il Trittico Unico, vale a dire un evento dedicato alle bike ancora una volta che viene svolto con il patrocinio della Regione Puglia e che coinvolge i tre siti UNESCO della Regione Puglia, quindi Alberobello e Andria e Monte Sant'Angelo, per cui abbiamo inteso quest'anno fare in modo che le attività sportive fossero anche legate alla promozione del nostro territorio. Abbiamo dei paesaggi straordinari ed è giusto che vengano conosciuti anche dall'esterno. La importante azione di partenariato con le realtà locali sta aiutando tutti noi a fare dei passi in avanti giganteschi. Tutte le edizioni di tutte le discipline che ho citato hanno visto nel corso degli anni un aumento importante di partecipazioni a tutti gli eventi sportivi in termini di ovviamente di iscritti dove è possibile conteggiarli e quindi per questo siamo davvero felici ed entusiasti che questo accada perché dimostra di come quando c'è programmazione, quando si riesce a lavorare in sinergia con le associazioni presenti sul territorio si raggiungono dei risultati straordinari. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro una buona estate a tutti quanti. Grazie all'assessore Giovanni Vergura. Come ricordava
il vice sindaco, il calendario unico degli eventi che il Comune di Monte Sant'Angelo promuove già da qualche anno è stato presentato alla BIT di Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo. Da lì abbiamo lanciato il calendario che è ancora possibile scaricare online anche sul nuovo portale della destinazione turistica www.lacittadeiduesitiunesco.it. Ci sono tutte le informazioni. Abbiamo avviato anche una campagna importantissima di promozione nazionale di quel calendario e della destinazione, con una campagna che si chiama A un weekend da te. Sicuramente l'avrete vista, abbiamo realizzato uno spot, abbiamo realizzato abbiamo acquistato anche degli spazi pubblicitari su le località che possono raggiungerci con l'aereo, quindi all'aeroporto di Foggia. L'abbiamo fatto quindi una campagna su Milano, su Verona, su Catania e su Torino, e oggi vi possiamo annunciare che fino al la campagna era fino al 15 giugno, i dati del web ci dicono che abbiamo raggiunto 13 milioni di persone, e quindi 13 milioni di persone hanno visto la nostra campagna di promozione A un weekend da te, solo sul web. Poi abbiamo acquistato anche spazi pubblicitari su grandi portali e grandi riviste come il Corriere, Repubblica, e anche lì i numeri sono altissimi. Poi renderemo pubblici anche tutti questi numeri. Andiamo adesso dall'assessorato al welfare, Lea Basta. Per questa estate ci sono anche, abbiamo visto gli eventi, i grandi eventi turistici, i grandi eventi culturali, i grandi eventi sportivi. Abbiamo anche dei grandi appuntamenti per quanto riguarda i bambini, le famiglie, i nonni, grandi appuntamenti. Sì, grandi appuntamenti che si inseriscono nel solco di quelli che sono stati gli appuntamenti segnati nel corso dell'anno. E penso per esempio a quello che si terrà sabato 1 luglio. Avremo qui a Monte Sant'Angelo la prima edizione di Festa Anziani, che vedrà i nonni, in realtà gli over 65 di tutta la provincia, arrivare a Monte Sant'Angelo e condividere momenti culturali, perché saranno guidati attraverso la città in visite guidate per far conoscere le bellezze di Monte Sant'Angelo, e il pomeriggio ci sarà un momento dedicato alla ginnastica dolce, un momento ricreativo. Questo è un appuntamento a conclusione di un progetto, il progetto Evergreen che la WISP ha portato a Monte Sant'Angelo, coinvolgendo il comune di Monte Sant'Angelo e il centro sociale per anziani San Michele Arcangelo, che risponde sempre con tanto entusiasmo alle iniziative proposte. Per quanto riguarda i grandi eventi, come diceva Pasquale Gatta, abbiamo eventi rivolti ai bambini e alle famiglie. Monte Sant'Angelo che vedrà trasformarsi in un grande villaggio per bambini e famiglie. Attività laboratoriali, attività ricreative, ludiche, spettacoli rivolti ai più piccoli, alla fascia dei minori e ovviamente alle famiglie. Monte Sant'Angelo avrà una particolare attenzione e ogni angolo della città si trasformerà in un angolo a dimensione di bambino. Per quanto riguarda gli eventi che vanno a supportare questi grandi macro eventi, ci sono e ci saranno eventi organizzati dal centro sociale, quindi concerti, serate danzanti, visite alle case di riposo, che il centro sociale e l'associazione Teniamoci per Mano Onlus portano regolarmente diciamo nelle varie strutture sociosanitarie. Ci saranno notti dedicate alla donazione del sangue sia a luglio che ad agosto. Ci saranno poi eventi dedicati ai bambini ma a Macchia, e concerti nella frazione di Macchia, e qui ringrazio la nostra delegata che è sempre così attenta a portare degli eventi anche lì nella nostra vicina, dai nostri concittadini. E poi avremo
delle giornate dedicate al sociale, pranzi sociali come per esempio quelle dell'ANT che si svolgerà il 6 agosto qui a Monte Sant'Angelo e che ha chiesto il patrocinio del Comune di Monte Sant'Angelo. Tanti altri saranno gli eventi che andremo a supportare e che grazie al contributo delle associazioni di ognuno di voi Monte Sant'Angelo potrà promuovere, non solo i nostri assessorati potranno promuovere per far sì che Monte Sant'Angelo divenga una città ancora più inclusiva. Grazie all'assessore al welfare Lea Basta, non ci crediamo che abbia parlato così poco, essendo una, le diciamo sempre che parla troppo perché è una guida turistica e quindi le guide turistiche parlerebbero per giorni interi e quindi lei non le vogliamo bene. Allora, partiamo con gli eventi. Gli eventi dei due siti UNESCO si sono tenuti il 24 giugno per celebrare i 12 anni dal riconoscimento UNESCO. Con Monte Sant'Angelo Longobarda abbiamo fatto le visite guidate nei musei e nei monumenti, abbiamo quindi la Notte Bianca del Patrimonio Culturale, poi ripartito un monte in cammino verso la capitale della cultura e il volo dell'Arcangelo della Compagnia Resistenza. Rosa Palomba, vieni qui con me. Tu c'hai proprio l'elenco da brava insegnante, c'hai proprio tutto il fatto. Quante pagine sono? Così non ho, lo diciamo subito. No, sono poche pagine. Allora, l'8 luglio... si terrà una notte in foresta a 6 anni dal riconoscimento UNESCO delle faggete vetuste della foresta Umbra. Riproponiamo una notte in foresta, quindi degustazione e visita guidata in foresta Umbra. Si possono prenotare le visite guidate già sulla pagina InfoPoint Monte Sant'Angelo, sia Facebook che Instagram, trovate tutte le informazioni. Si possono prenotare gli appuntamenti, cioè sia il numero che la mail, infopoint@lacittadedueSitiUNESCO.it. Da qui si riparte quali sono i grandi eventi che non hai citato prima e poi ci richiamiamo. Sì. Li elenco. Elenco. Dal 20 al 22 Festa Ambiente Sud, siamo arrivati alla 19ª edizione, quindi ha superato la maggiore età. Poi abbiamo una serie di concerti al tramonto con Amici della Musica e Proloco, il raduno dei suonatori di Tarantella, Studio 1 e Musica, il 28 e il 29 luglio. Il 29 luglio è stata riconfermata Bollicine di Puglia, l'evento che è promosso da Regione Puglia e l'associazione Sommelier Puglia. E poi ancora dall'1 al 4 il Festival delle Piccole Cose di Reimers Club. Scusa? 1-4. Agosto, naturalmente. E poi ancora dal 7 al 9 i festeggiamenti per i 100 anni della Pacchianella. Per poi arrivare a tante piccole, il 16 per esempio viene nuovamente proposto dalla Francigena al Crepuscolo, e poi a settembre il 24, il giorno del mio compleanno tra l'altro, quindi non lo dimenticherò, il corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo con l'associazione Insieme Per, il Festival Mond dal 5 all'8, il Festival del Cinema ottobre, giustamente Pasquale mi dice stai attenta che devi dire anche il mese, Festival del Cinema sui cammini con MAD e suonano le campane proprio per e con Apulia Film Commission. E poi inviterei qui, scusate se volevo soltanto chiamare Antonio Renzulli. Antonio, raggiungici. Antonio Renzulli annunciamo stasera che ha nuovamente dato la sua disponibilità, quindi si è preso questa croce, a organizzare nuovamente la festa patronale, che vogliamo già dire le date? Sì, praticamente saranno 28 settembre, 29 settembre, 30 settembre e 1 ottobre. Ringrazio gli amministratori che hanno scelto nuovamente me e il comitato
sicuramente faremo il massimo come l'abbiamo fatto lo scorso anno. Quest'anno abbiamo un po' più di tempo, quindi bisogna sicuramente migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Sarà nuovamente la festa di tutti, quindi invito tutti i cittadini a darci una mano, non solo dal punto di vista economico, ma anche nel partecipare. Daremo grande spazio alle attività sociali, soprattutto in tutti i campi, daremo spazio alle associazioni, quindi cercheremo di parlare con tutti e di organizzare una bella festa in onore del nostro Santo Patrono. Grazie Antonio, noi in realtà ringraziamo te per aver dato nuovamente la tua disponibilità con il gruppo di ragazzi che vi ha visto impegnati. È importante questo anche anticipare rispetto a quelle che è la tempistica, perché sappiamo che poi per organizzare una festa patronale c'è bisogno di tanto tempo, di tanta energia, e quindi davvero grazie a tutti voi e insomma buon lavoro. Ecco, io mi unisco ad Antonio nel chiamare a raccolta tutti, davvero le associazioni, i cittadini che volessero dare il proprio contributo. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a te. Grazie all'assessore Palomba. Allora, adesso iniziamo i brevi interventi per presentare i grandi eventi. Chiamo subito Festa Ambiente Sud, come diceva l'assessore, la diciannovesima edizione del Festival Nazionale di Lega Ambiente per il Sud Italia si terrà dal 20 al 23 luglio, è promossa da Lega Ambiente. Luciano Castellucci, che cosa ci aspetta? Allora, sì, grazie. Le prime due giornate, 20 e 21 luglio, sono a Pulsano, con il 20 il concerto di Angelo Branduardi e il 21 il concerto di Gianluigi Trovesi Quartet. Questi due spettacoli si terranno nell'abbazia di Pulsano. Mentre il 22 luglio, nel centro storico di Monte Sant'Angelo, ci sarà una mostra mercato dei presidi Slow Food con un concerto di un duo, Antonio Principe, che è figlio di Monte Sant'Angelo, e Stefano Zeni, duo, fisarmonica e violino. In chiusura, sempre il 22 luglio, lo spettacolo di un altro nativo montanaro, Giuseppe Armillotta, con lo spettacolo Acquazzone, perché il titolo del festival quest'anno è Arsura e tutto ruoterà intorno a questo tema. Grazie Luciano Castelluccia, grazie Lega Ambiente. Potete seguire tutte le informazioni su www.festambientesud.it, il sito del festival, e alcuni eventi sono a pagamento, quindi credo i biglietti siano ancora disponibili, però su solo Branduardi. Verificate sul sito tutte le informazioni, ripeto, festambientesud.it. La 12ª edizione, dal 28 al 29 luglio, del raduno dei suonatori di Tarantella, l'ha già citata l'assessore Palomba, organizzata da Studio 1 e Musica. Musica, c'è un errore. Bollicine di Puglia, non ricordo a che edizione è arrivata, si terrà il 29 luglio, organizzata dall'AIS, l'Associazione dei Sommelier, e torna un grande appuntamento, molto sentito dalla nostra comunità, il raduno folcloristico della Pacchianella, in occasione del centenario della Pacchianella, a tre giorni, 7, 8, 9 agosto. Pietro, in questi tre giorni che cosa state organizzando? Quindi un importante appuntamento. Diciamo che sono due serate proprio di evento straordinario. Sicuramente avremo l'onore di ripetere un raduno folcloristico internazionale. Perverranno dei gruppi dalla Giamaica, Hawaiana, Polonia e un altro gruppo, non ricordo, non ce l'ho sul telefono io, però diciamo di fare un grande evento. Dopo 15 anni torniamo di scena per dare tranquillamente qualche cosa che la città di Monte Sant'Angelo chiede e bisogna dare alla città di Monte Sant'Angelo. Ripetere questi eventi annualmente a scadenza.
Ti riporti bene 100 anni. Grazie alla Pacchianella. Tra i grandi eventi dell'estate, a Monte Sant'Angelo l'estate non finisce il 21 settembre, anche perché non inizia il 21 giugno, quindi noi ci andiamo più avanti, e tra i grandi eventi nel progetto Michael 365, che è un progetto che abbiamo lanciato a febbraio, l'assessore Palomba, dalla Borsa Internazionale del Turismo di Vicenza, abbiamo lanciato il progetto Michael 365, un meraviglioso spot con la regia di Luciano Torriello, lo trovate anche sui canali YouTube ufficiali del Comune, c'è anche su Google, web, ovunque, e questo progetto tiene insieme i grandi appuntamenti che promuovono la figura dell'Arcangelo. Tra questi grandi appuntamenti c'è sicuramente, come dicevamo prima, di questi tre appuntamenti c'è il corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo, si terrà il 24 settembre, organizzato dall'associazione Insieme Per. Chiamo qui il presidente Michele Picaro. Presidente, che edizione siamo arrivati? Non ricordo. Neanche tu. Dovrebbe. Va bene, abbiamo capito, non diciamo l'edizione. È come l'età della donna, non si chiede mai, non ti chiedo l'edizione. Michele Picaro, 24 settembre, corteo storico, che ci aspetta? Mi dicono che è la decima edizione, però doveva essere la tredicesima, perché abbiamo iniziato nel 2010 come appuntamento all'interno della promozione per la candidatura UNESCO, tant'è vero che proprio il discorso della seconda apparizione che la critica storica di Otranto asseriva essere ricordare la vittoria dei Longobardi sui Bizantini, allora per questo fatto fu fatta all'epoca questa sacra rappresentazione, una sacra rappresentazione, a dire la verità, che affonda le sue radici nelle laude drammatiche medievali. La sacra rappresentazione di Monte Sant'Angelo, delle apparizioni di San Michele, non è che lo fanno dovunque, l'ultima, anzi la più antica, che in lingua volgare è quella orvietana del XIII secolo, che si faceva l'8 di maggio, però lì lo potevano fare, qui l'8 di maggio fa freddo. Per questo noi, anche per una questione non solo logistica, l'abbiamo sempre fatta anticipandola come preludio alla festa patronale, come prologo della festa patronale, quindi la domenica che precede la festa patronale. Quest'anno cade il 24 di settembre ed è un mix di teatro, di spettacolo, di fede, di tradizioni, di leggende, però la cosa bella è che, e questo deve rimanere tale, il tutto è fatto nello spirito di una festa di popolo. Perché se non c'è il popolo diventerebbe una cosa così elitaria. E per questo viene rifatto e diventa così un processo, un avvenimento, un identitario. Vi aspettiamo al 24 di settembre, la nostra associazione ora sta iniziando a carburare per l'organizzazione. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie Michele Picaro, grazie all'associazione Insieme Per. Sotto la villa, l'assessore dei lavori pubblici. L'assessore dei lavori pubblici, che è in lui, dice si farà sotto la villa. In realtà c'erano ancora gli eventi di agosto e sono fatto un passo avanti, torniamo indietro. L'undicesima edizione di un grande evento sportivo a Monte Sant'Angelo si terrà il 5 agosto, la Corrimonte, e Raffaele. Vieni correndo correndo, gruppo podistico Montanari Doc, undicesima edizione, 5 agosto, cosa ci aspetterà? Quest'anno ci aspetteremo tanti atleti, perché undicesima Corrimonte Memorial Vito Prezioso, ovviamente l'evento sta crescendo di anno in anno, vedendo la partecipazione di tanti atleti, e questo bisogna veramente ringraziare l'amministrazione che ci ha sempre supportato e sopportato, non solo supportato, anche sopportato per quello che noi andiamo a chiedere, per tutto quanto la logistica, è sempre stata disponibile. E non solo, anche vorrei ringraziare, visto che sono in diretta, anche tutte le attività commerciali che ci permettono di organizzare e di stare al nostro fianco, e solo per questo noi andiamo avanti per organizzare al meglio, cerchiamo sempre
di portare, come dire, alto la nostra manifestazione. Scusate. Quanti atleti sono previsti? Allora, l'anno scorso sono 800, quest'anno prevediamo una partecipazione ancora più massiccia, sì, perché l'anno scorso è stata la ripartenza dopo il Covid e quest'anno c'è stata una ripresa. Ci aspettiamo più di 1000 atleti. Grazie Raffaele, grazie al gruppo podistico Montanari Doc. Andando di corsa abbiamo la terza edizione dello Slalom Città di Monte Sant'Angelo, il 10 settembre la Gargano Racing Team organizza appunto questa terza edizione. Piero Azzarone, che cosa a maggio abbiamo fatto il rally Costa del Gargano e a settembre lo slalom. Sì, buonasera a tutti. La Gargano Racing Team organizza due eventi, praticamente l'evento già svolto che si è svolto il 6 e il 7 maggio, il rally Costa del Gargano, e poi abbiamo lo slalom, la terza edizione, che si svolgerà il 10 di settembre. Nella terza edizione praticamente siamo già trofeo Centro Italia e Coppa Italia, manca un passettino per arrivare al campionato italiano, ci siamo quasi, quindi stiamo cercando di portarlo avanti sperando che il prossimo anno ci danno il campionato italiano. Grazie alla Gargano Racing Team, molto sentiti nella nostra città e sul nostro territorio questi eventi sportivi. L'assessore Vergura ha già citato il 17 settembre il trofeo bike di Due Siti UNESCO di Puglia, la terza tappa dopo Andrea Albero Bello, e qui può venire con noi Pasquale di ASD MTB Monte Sant'Angelo. Pasquale, anche tu vai di corsa su queste due ruote, quattro, quelli vanno a piedi, poi siamo andati sulle due ruote, poi sulle quattro, le tue due ruote, tra l'altro questo è il... Che appuntamento è sulle bici? Abbiamo perso, ripercorriamo un attimo. Ecco, quest'anno abbiamo la regione ci ha interpellato, Puglia Promozione in particolare, per questo trofeo Due Siti UNESCO. Sono i quattro siti UNESCO, perché poi Monte Sant'Angelo ne ha due, e quindi Castel del Monte, Albero Bello, Monte Sant'Angelo. Il 16, Giovanni, dovrebbe essere la data, non il 17. Dovremmo avere una crono individuale che partirebbe da Pulsano e farebbe poi arrivo a Monte Sant'Angelo in zona croce, insomma, e quindi inserito sempre nella promozione del territorio da parte della Regione Puglia. Insomma, Monte Sant'Angelo è sempre vista con più attenzione dal punto di vista della natura e quindi anche della valorizzazione delle nostre bellezze naturali, che sono infinitamente belle, cioè apprezzate in tutta Italia, anche fuori dall'Italia. Abbiamo già dei numeri? Allora, partecipanti non ancora, però questo è un tipo di gara rivolto a ragazzi esordienti, allievi, quindi fascia di età non molto alta, e quindi anche per incrementare lo sport giovanile, da Federciclismo ci è stata fatta questa raccomandazione di far crescere lo sport a questi livelli, giovanili, ecco. Niente, abbiamo avuto poi il trofeo rosa fatto ad aprile, 30 aprile, con la partecipazione di nove regioni, e poi per ultima adesso a giugno abbiamo realizzato la Marathon, che è la regina Marathon del Gargano, che ha avendo avuto tanti problemi dal punto di vista logistico, del tempo che ci ha dato problemi, la pioggia, però abbiamo portato a termine veramente un evento molto ben apprezzato, molto ben accettato da tutti, specialmente poi tanti corridori che sono arrivati dal Salento. Il Salento sarebbe un po' il nostro antagonista, perché lì fanno la Marathon del Salento. Io ho voluto fare la Marathon del Gargano quest'anno, e quindi prevediamo numeri ancora più grandi l'anno prossimo. Quest'anno eravamo 200 alla partenza,
sono partiti in 170, date le condizioni del tempo, diciamo, climatiche, hanno scoraggiato un po' la partenza, però è stato un successo, molto apprezzato da tutti. Grazie, grazie Pasquale, grazie all'NTB Monte Sant'Angelo, un segmento, le bike sul quale stiamo investendo anche, e anche dal punto di vista dei servizi, appena li miglioreremo, li rafforzeremo, li potenzieremo, partiremo anche con la promozione più importante. Andiamo a un grande evento per il welfare, è la festa anziani che si terrà il 1° luglio, la organizza la WISP, eccola qua, la festa anziani tutti per uno 2023, cioè tutto il progetto Evergreen che farà tappa di tutta la provincia di Foggia, farà tappa a Monte Sant'Angelo. Buonasera a tutti, Nancy Zorretti, dirigente WISP. Vi porto i saluti di Orazio Falcone, il nostro presidente, e della vicepresidente Antonietta Danzeris. Sono qui, come già ha fatto l'assessore, ad annunciarvi quella che è una festa per lo più sociale. Il 1° luglio, dalle 10 del mattino fino alle 20 della sera, ci saranno diverse attività. Partiremo con la visita guidata ai monumenti principali della città di Monte Sant'Angelo, un incontro con l'assessore Rosa Barone e poi avremo così un momento conviviale. Assessore regionale? Addirittura. Perché il nostro si chiama Basta. Certo, la conosco benissimo, Lea. E con Rosa Barone avremo questa possibilità davvero particolare di poterci confrontare con quelle che sono le dinamiche e i progetti per gli anziani. Poi avremo un momento conviviale che sarà il pranzo e nel pomeriggio delle attività motorie che sono tipiche delle feste che noi organizziamo intorno al 2 giugno, sia provinciali sia regionali che nazionali. Diciamo che questa prima festa rientra in quello che è poi il programma nazionale WISP, perché le attività che vengono svolte tutto l'anno nelle varie associazioni, attività motorie per il benessere degli anziani, poi c'è questo ritrovo, questo incontro sociale conviviale di condivisione delle esperienze tra i vari istruttori nelle città scelte. Quest'anno si è tenuto a Gallipoli e voi avete, diciamo, questo primato, che è quello appunto di una festa provinciale per la prima volta a Monte Sant'Angelo. Grazie, grazie alla WISP, il 1° luglio a Monte Sant'Angelo, e chiudiamo, tra l'altro questo è un progetto Evergreen, è l'evento conclusivo di ginnastica dolce per over 65 che è attivo da tempo. Sì, c'è la campagna UNICEF, non abbiamo trovato il nome ancora, c'è la notte, non mi ricordo, vieni qua, assessore, basta. All'interno dei grandi eventi dedicati ai bambini, oltre a alcuni eventi già in programma, che sono gli eventi organizzati dalle associazioni parrocchiali, i GREST della parrocchia di Santa Maria del Carmine, che dal 26 giugno a venerdì, quindi al venerdì 30 organizza questa attività di animazione, e poi Santa Maria Maggiore e San Francesco che dal 23 al 29 luglio organizzeranno attività di animazione parrocchiale ma che coinvolgono tutta la comunità di Monte Sant'Angelo. C'è un'attenzione particolare ai bambini, è l'attivazione di un laboratorio particolare. Monte Sant'Angelo ha attivato aderito alla campagna Diritti in Comune nello scorso maggio e dell'UNICEF, promossa dall'UNICEF con ANCI, proprio partendo da questo abbiamo deciso di promuovere attività che vadano nella direzione della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come coinvolgendo i soci del Centro Sociale per Anziani San Michele Arcangelo, che dal 7 luglio prossimo attiveranno all'interno del Centro Sociale il laboratorio delle pigotte. E durante pigotte
e durante l'estate l'UNICEF arriverà qui a Monte con delle attività rivolte ai bambini, insieme poi collaborando con l'associazione Teniamoci per Mano, che organizzerà una giornata dedicata al sorriso. Oh, ne abbiamo tanto bisogno di sorriso. E ci sarà anche la notte del dono con l'Avis, quindi troverete tutte le informazioni nelle prossime settimane su tutti i profili, sui canali di comunicazione del comune. E dulcis in fundo, chiudiamo, perché l'estate a Monte Sant'Angelo si chiude a ottobre. Chiudiamo con la sesta edizione del Festival Mond, il Festival del Cinema sui Cammini, dal 5 all'8 ottobre, promosso da MAD, Memoria Audiovisiva della Daunia, con Puglia Film Commission. Luciano Torriello, direttore artistico, che ci aspetta? Ci aspetta un anno importante, perché appunto, per compensare anche quanto detto nell'incontro di prima, in realtà la Puglia Film Commission investe e ha creduto nel nostro progetto. Quindi quest'anno Mond avrà una crescita esponenziale, evidentemente per nostri meriti, ma non solo, anche per meriti che sono quelli della creazione del dossier, insomma, per Capitale della Cultura, e anche in virtù del titolo di Capitale Italiana della Cultura. Quindi la Puglia Film Commission ci ha creduto e il festival si ingrandirà. Si ingrandirà come numero di spettacoli, come promozione, ma soprattutto anche in virtù di altri bandi vinti con il PNRR, quindi mi vado a ricollegare anche a quello che è il lavoro nella cultura, come si diceva prima. Ecco perché forse il professore diceva bene, bisogna conoscere bene il territorio, qui si sta un po' più avanti, e quindi ci sarà lavoro da parte di MAD per tanti ragazzi sul territorio. Grazie a questi bandi vinti cominceremo da subito, già da luglio arriveremo durante Mond per arrivare a Michael. Quindi insomma quest'anno sarà importante anche per il welfare culturale, perché noi assumeremo ragazzi che avranno così l'opportunità di lavorare nel settore culturale per poi decidere se rimanere o meno. Però diciamo, questo è il nostro obiettivo quest'anno, ingrandirci, è però dare la possibilità di far diventare un festival, uno spettacolo dal vivo, una prospettiva lavorativa importante. Poi per quanto riguarda i nomi non ne posso fare tanti, perché poi il festival... Vabbè, dacci uno, no. No. Quello che posso dire è una cosa importante: abbiamo quasi stretto un accordo con le giornate degli autori. Per intenderci, le giornate degli autori sono la parte del Festival di Venezia, dove l'anno scorso era in gara, in concorso a Belferrara con Padre Pio, per portare in esclusiva i film di Venezia a Monte Sant'Angelo in anteprima, in Puglia in anteprima, e questa parte della Puglia sarà a Monte Sant'Angelo. Non porteremo, ne potremo portare quanti ne vorremo, non riusciremo a portarli tutti quanti durante Monte, quindi andranno spalmati durante l'anno. Questo sarà importante perché porteremo produzioni, porteremo registi che poi magari, innamorandosi del territorio, verranno a girare. Mond non porta soltanto registi noti, e mi piace ricordare che per esempio l'anno scorso per quest'estate camminava un ragazzo totalmente sconosciuto che è venuto a presentare un documentario, che quest'anno ha vinto il Festival di Berlino, uno dei festival più importanti del mondo. Quindi è anche ricerca, ed è importante questo qui per far crescere il nostro festival. Queste sono le prime notizie. Grazie Luciano Torriello. Abbiamo concluso anche questo appuntamento. Ci sono ancora, sì, naturalmente, tanti altri appuntamenti che sono in corso di definizione, sia dal punto di vista del calendario, sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e logistico. Ci teniamo a ringraziare gli uffici comunali dal settore cultura, dal settore tecnico, dalla polizia locale, da tutte la stazione dei carabinieri, l'UGR27, che per tutti questi eventi e per tutti questi mesi ci accompagneranno anche nella gestione e organizzazione di questi eventi, che sono molto complessi dal punto di vista logistico e tecnico. Ultima cosa, qualcuno ha citato un evento che si è tenuto prima di questa presentazione, e si è tenuto il primo incontro del progetto Work Experience, che è un progetto finanziato, che il Comune di Monte Sant'Angelo ha ricevuto un finanziamento regionale sul bando Punti Cardinali. Il primo, sono 8 job days
su 8 tematiche. Oggi si è tenuta il primo incontro dedicato alle imprese culturali e il Comune ha inteso anche premiare le associazioni e le imprese culturali di Monte Sant'Angelo creando il premio Punto Cardinale di Monte Sant'Angelo. E quindi con questo vi ringraziamo, vi lasciamo una buona serata e nei prossimi giorni ci sarà, le prossime settimane, il programma completo degli eventi estivi del Monte Sant'Angelo Summer Festival 2023. Grazie al Vice Sindaco, Assessore alla Cultura e al Turismo Rosa Palomba, grazie all'Assessore al Welfare Lea Basta e grazie all'Assessore allo Sport Giovanni Vergura. Buona serata, grazie.